buongiorno anche da me. Oggi siamo alla fiera Turismo Natura, quindi fiera sia del lato camper, camping, ma anche della nautica. Siamo a Montichiari, in provincia di Brescia. Questa è la quarta edizione, esatto. Ci stanno dicendo. Però fatti vedere anche tu. Faccio vedere anch'io. Pronto? Quindi, siamo pronti? Ho un po' la voce messa male, però. Un po' giù la voce. Un po' giù la voce, sì. Entriamo. Entriamo e vediamo com'è questa fiera. Primo stand appena entrati qui in fiera, Camper Van Garage da Luigi. Top, siamo sempre qua. Guardate quanti accessori che ha portato. Guardate che meraviglia. Abbiamo anche il bilocale. Locale di Giovanni. Giovanni, Boglioli Motori. Lascia lo chef. Facciamo un giretto alla fiera. Qua sì, è, non è quello aperto per il pubblico. Collaboriamo con l'organizzazione della fiera, quindi abbiamo avuto la possibilità di entrare un po' prima, diciamo, quindi a filmare tutto senza la confusione e a farvi vedere le novità in anteprima. Qual è il padiglione dei camper e accessori? Lì facciamo i dettagli. Stiamo facendo una panoramica, dopo faremo anche vedere i dettagli. Intanto siamo qua sia sabato che domenica. Guardate che bel caravan. Due assi. Abbiamo visto una grossa presenza di concessionari. Sì. Molti, molti mezzi, sia nuovi che usati. E anche delle promo fiera. Vuoi raccontarci qualcosa? È un impianto che permette una carica autonoma dai 4 ai 6 giorni e con la presa corrente permette di ricaricare due batterie e in base vabbè, al consumo del veicolo ti permette appunto di avere un'autonomia, come dicevo, quando il consumo è basso, di 7 giorni, quando invece si usa climatizzatore e tante altre. Sì, poi ci sono anche i pannelli solari, perché vedo i regolatori. Esatto, esatto. Qual è la capienza della batteria? Questa è grossa. Questa. È al litio. È al litio. Allora, diciamo che io non sono proprio tecnicissima, dovreste parlare con il ragazzo che l'ha costruito. A grandi linee, per riuscire a dare un servizio... Guardate che mezzi si trovano in fiera. Bello questo. C'è anche la moto d'acqua. E questo qua. Adesso stiamo andando nel padiglione nautica. Nautica dei laghi. Guardate che mezzi. Era questa la gara. Facciamo vedere subito questo che bello. E motore. Bella anche questa. Entrate in fiera, trovate subito Camper Van Garage e ci abbiamo anche lo chef. Oggi tra l'altro siamo stati invitati da Camper Van Garage a mangiare a mezzogiorno. C'è lo chef. Lo chef Gianluca Gabanini che sta facendo la pasta fresca. Spettacolo. Questo è uno stand di Brianza Profili. Sì, come vedete fanno le strutture per riparare i vostri camper o anche per, penso, per il proprio giardino. Accessori. Noi sappiamo che il costo poi aumenta grazie agli optional naturalmente.
Allora, tipicamente gli optional mediamente sono circa 10.000 euro. E sembrano. C'è la radio 108. È facile perché 5.000. Sono tanti concessionari di camper. Fanno anche noleggio. Che belle che si cerchi. Belli ma non piace la Nadia. Questa è vendita. Siamo 3-0. Facciamo vedere un po' di camper. Sì. Se si può entrare. Questo è un Adria. Dobbiamo domandare il personale, però, se ci fanno. Se ci fanno salire. Siamo dopo. Andiamo a vedere sta carama qua. È enorme, eh? Qui c'è una Frida modello nuovo. Queste sono soluzioni on the road, molto molto on the road. Guarda sì. Anche che bello il gas. Sì. Tra le tende, da tetto anche. Guarda che bello quel mezzo. Le tende sopra il mezzo. Un Toyota Hilux. Questa non è proprio una cellula piccolina. Ah, vedete, queste sono anche noleggiabili, così uno prova e vede un po' se gli può piacere. Queste sono avere portapacchi sulla macchina. C'è la Venturer. Vi facciamo vedere anche all'interno una di queste roulotte, la marca è Tabbert, da Freedom Caravan. Queste sono molto lusso. Allora, la roulotte secondo me è una soluzione carinissima, probabilmente bisogna anche saperla gestire, ecco, perché sono un'appendice che bisogna saper gestire, però sono molto molto belle. Guardate che bello qua, questo letto grande, qui c'è il lavello del bagno. Non ero mai salito su un caravan. Qui dentro c'è la doccia. Ma dicevo che sono super belle e bisogna saperle gestire perché non sono sicuramente. Ma è larga. Gestire. Larga, bella. Dunque. E poi questa è super lusso. Questo è solo un letto secondo me. Anche la dinette, questo è solo un letto. Questo è un bel mobile, grande. Cucina a gas, questo lavello, bello. Mi piace per la soluzione adesso che hanno morire con tutte le luci. Guardate quanto spazio. Da dentro sembra ancora più grande. E lì c'è il bagno. La dinette è carinissima, beh, questa è proprio bello. Secondo me la dinette poi si trasforma. Che dici? Si diventerà un altro posto letto. Secondo me sì, c'è la possibilità di diventare un letto. Bellissimo, guardate anche il giro pensili. Una bella illuminazione anche. Ti ho fuori, grazie. Grazie. Notare che questa è una grandissima privacy sul enorme dietro. Si può avere privacy sia il bagno doppio, zona notte, bagno aperto e confortevole con. Ma c'è la doccia separata però, visto? Sì. Prego, prego. E così riusciamo a. Ah, bello. Vedere il bagno. C'è tutto questo gioco di sportelli che consente di creare, di separare gli spazi. Sarà tra la notte, l'hai visto? Ok. Mi lascio passare. Sì, il bagno. Grazie. E poi c'è. E la doccia rimarrebbe qua in mezzo? Ah, il letto basculante. Ah, basculante. Elettrico, fantastico. Di qua, 4 posti. E quindi sì, 4 posti. 4 posti di viaggio. È enorme. Se potete fare la distinzione per privacy con questo doppio di porte. Questo che è la doccia separata con il bagno, che è una chicca che è sì, è bello, sì. Questo che dimensione ha? 7 metri? Dovrebbe essere un 7. Aspetta, 7 e mezzo. Esatto, 7,45. Cioè, già una dimensione importante. Noi abbiamo un 6 metri, però un furgonato. Allora, questo stand è di Idea Verde, loro sono di Brescia e hanno un sacco di mezzi carinissimi. Volevamo farvi anche vedere questo, che
che è un simil Steven, perché è un Livingstone 2, ed è un usato, magari lo facciamo vedere anche dentro. Non fanno vendita, assistenza. Esatto. A Brescia. Facciamo vedere un po' i dati. Questo è un bel pacchetto di optional. Il 2002, 140 cavalli. È un anno 2023, quindi è praticamente nuovo. 6 metri come stile. 3.820 km, praticamente. Posti letto 2, sì. Ve lo facciamo vedere anche sopra. Questione d'aria, TV. Il costo è Clean Trumo. Prezzo interessante, 2023. Ed è praticamente nuovo. Praticamente nuovo. L'antenna satellitare e il generatore di corrente. E solo questo costa più di 5.500. Sospensione d'aria sono quasi 1.500 euro. Un super pacchetto. Con la sospensione d'aria, ho visto che c'ha, sono quasi 1.500. Bello questo, se non avevamo già preso Steven qua ci facciamo un bel pensierino, è super accessoriato. Era Steven il più bello. Sì, però c'è anche la sospensione ad aria. Ma Steven è il più bello. La cabina è nuovo Ducato, sospensione ad aria, mi piacciono. E c'è già il 16. Sta bene però anche le prese di contrasto nere, vedo tutto bianco, bello. C'è lo stand di Evo Camper e loro sono nuovi ligure. Ma vi facciamo vedere questo van. Questo Knaus ha un colore bellissimo. Questo qua è l'Altetto H3 640. Questo tu? Sì, facciamo vedere questo Knaus. Il prezzo del veicolo esposto è 54.500. Mi piace molto. Mi piace molto la copertura, sembra bella solida la teleria, dei bei pensili grandi, oblò panoramico qua sopra. Sì, questo è il tetto H3, quello più alto di Steven. Sì, vedete che c'è tutto questo spazio lassù, quest'altro pensile. È alto? Infatti vedete i pensili come sono alti. Qui ci sono tutti... 6,40 di lunghezza. I ripiani. Vediamo un po' com'è il bagno. Bagno carino, c'è questo doppio vano per il lavello, quello forse per appoggiare le cose, e questo bel letto grande, e pensili sempre belli spaziosi col fatto che il tetto è piuttosto alto. Che bello questo qua sicuramente piace ai nostri amici Manfrida. Sì, questo è quello che piace a Matteo, sì, credo. Matteo, faccio il pensierino, bellissimo. Al posto della Frida, anche il colore secondo me vi piace. Tutti e due, non al posto della Frida. Tutti e due, non tradite la Frida. Bello. Andiamo a farlo vedere da dentro. Allora vi faccio vedere questo prezzo qua di questa cellula, 39.500. Oh, non manca niente, è bellissimo. Adesso a vedere. C'è la cucina, la macchinetta del caffè. C'è il lettino. E forse c'è anche un portapotti nascosto da qualche parte. Guarda che ti tiri anche quello, eh. Non ne sono sicura. Fatto apposta per salire su questo. Non so. Fatto apposta. Non so se lo spacco giù. C'è anche la
Questo sarà fatto per salirci sopra? Sì, è fatto apposta. Ma non so se si può entrare. Vai. Senza paura. Qui ci sono i pilot. Sono qua diversi mezzi. Semi-integrale van. Strada 540. Tetto H2. Citroen. Non so se vedo la resina forse. Coupé, se non si lascia qua. Bello. Motorhome. Degli anni 70 questo. Questo è M. Non c'è nessuno. Non vedo l'anno 76 nessuno. Precisamente. Proviamo. Vediamo. Buono. Preparati lo chef, perché buonissimi. Caffè. Cina, ci sono anche gli accessori. Io ho già visto i bicchieri che voglio. Vuoi bicchieri? Sì, come mi dice Simone e Matteo. Andiamo. Andiamo a prenderli. Voglio fare il giro di qua però. Ok, io vado a vederli. Quasi pronti per mangiare. Non è che chiudo anche dietro. Aperto il capa. Ma sai, anche tu non abbiamo preso. Guarda che bel pranzo che ha fatto lo chef. Vabbè, sì, che lei ci arriva. Se lo proviamo. Quindi buona stella. Pranzo con questa pasta. Buona. Gianluca Cavanini, buonissima. Top. Allora, tanti mezzi in esposizione, ma anche tanti fornitori di accessori. Qui abbiamo lo stand di Blockshaft. Qui abbiamo una proposta di carrellini. Ovviamente Toninelli Assicurazioni. Ah, adesso qui c'è uno stand che ho visto prima che mi ispira un sacco. L'aggeggio per fare lo spritz. Spettacolo. L'aggeggio per fare lo spritz, pazzesco. Anche diverse associazioni e federazioni.
Eccomi. Proposte per l'energia e per il riscaldamento. Qui vediamo anche questa proposta. Molto moderna, molto attuale, un minivan che può essere utilizzato anche come autovettura e che si può poi trasformare in un camper, quindi abbiamo il soffietto qua sopra, i sedili che si possono trasformare nel letto e là una cucina molto essenziale, ma c'è tutto quello che serve. Il prezzo non è basso, ma è giustificato dal fatto che con un mezzo del genere abbandonate l'auto, perché lo utilizzate sia come auto che come camper, come minivan. Per noi forse un po' piccolini, ma il colore di questo mi piace un sacco. Weinsberg, questa proposta per il van. La pianta molto simile a Steven. Matrimoniale posteriore. Classico vano bombola. Qui ce ne stanno due. Avrei forse osato un po' di più con il pensile lato piedi. Ci stava forse qualcosa in più. Ovviamente si dorme con i piedi là. Se vedete questo pensile invece. Perché vedete questo pensile invece è un pochino più sostanzioso. È possibile che se pensate con i piedi a questa parte di un caso ci sta comunque secondo me un po' più di spazio si trova. Reparto nautica, qua non ce ne intendiamo molto. Allora saliamo su un mezzo, la marca è Atlantis. Ci vuoi raccontare qualcosa? Buongiorno, ciao, ben ritrovati di nuovo. Io sono Marco, mi occupo del marketing di Atlantis, che è un'azienda di Verona, che sono completamente italiana, che sono per produrre il camper monoscocca di fibra di vetro, oppure come in questo caso in fibra. Vantaggio di avere un blocco unico è da trovare assenza di filtrazioni, totale assenza di fonti termici, quindi coibitazione ottimale, migliore comfort di guida perché abbiamo un sistema aerodinamico, robustezza nel mezzo, durabilità nel complesso, facilità di riparazione, A noi questa cosa della fibra di carbonio, giusto, piace molto perché come sapete ragazzi la nostra prima scelta per il camper era il Winga, ma poi in realtà abbiamo preso un furgonato, ma il discorso del no infiltrazioni, di una scocca un po' più duratura ci è sempre piaciuto molto. Sì, ha dei risultati innegabili in confronto a qualsiasi altra funzionale, diciamo. Saliamo a dare un'occhiatina? Prego. Grazie. Tutti i camper di Atlantis hanno gli interni assolutamente personalizzabili su richiesta del nostro cliente, quindi ci si organizza per... Quindi non è standard, ma si può scegliere alcuni dettagli o proprio tutto? Io dettagli più che altro. Tutto perché, quanto? Esatto, è tutto personalizzabile secondo anche proprio a livello di piantina, quindi si possono scegliere
le tipologie di letto, se uno vuole letto gemelli, letto fisso trasversale, letto basculante, dimensioni, tipologie di cucina, fino poi anche arrivare agli accessori, agli impianti, quindi facciamo anche i camper gas free, per esempio. Ah, che adesso sono molto di moda. Certo, possiamo... di moda perché ovviamente consentono di abbandonare la... Soprattutto per chi si muove molto in Europa, dove le bombole sono un po' tutte diverse. Esatto, e in più consente di essere assolutamente indipendenti. E... possiamo vedere anche la parte dietro? Accomodati pure. Grazie. Oh, il box doccia, che noi non abbiamo, quindi il box doccia ci piace un sacco. Esatto. Il bagno separato. Esatto. Con una bella cabina armadio. E voilà, un bello spazio di stivaggio, come potete vedere tutti gli scaffali e i cassetti, quindi i posti letto sono quelli che derivano dalla dinette. Esatto, due e dal basculante e uno nella dinette, e chiudendo questa porta, scusate, si mantiene completamente separato la separazione, esatto, tra la zona giorno e la zona servizi, diciamo, e quindi che uno può accedere in totale privacy. Allora si può salire, quindi entriamo, vi facciamo vedere il Raptor. Eccoci qui, bagnetto molto carino, c'è tutto quello che serve, porta potti. Mi par di capire che non ci sia la doccia in questo modello. La cucina con il lavello e un fuoco, il fuoco è a gas. E qui c'è la zona dinette e la zona per dormire. Come potete vedere l'altezza, io sono circa 1,80 m, non è vero, sono 1,55 m, quindi se siete un po' alti dovete ammassarvi un pochettino, però c'è tutto quello che serve. E questa formula con la cella montata sul furgoncino, sul pick-up, ci piace molto. Ci sta sempre, c'è la guida per... bella. Di questa barca soltanto il motore costa 30.000 euro. Dietro è come Steven, c'ha il bagno. Io non ci arrivo su a vedere, filmalo tu che poi lo vedo. Qua c'ha il letto, che bello dentro, bello specchio. Questo qua costa 93.000. Senza motore? 24.900, non lo so, motore senza. Il motore non c'è, no, quello di metterlo. Senza motore. Eh sì. Siamo su Steven. Calduccio. Sì, sei con una berrettina. Abbiamo acceso il Webasto 10-15 minuti fa. No, testa. E ha già messo su tipo 10 gradi? Sì. Sì, tra un po'. Io ho messo il pigiamino, quindi è arrivato a una temperatura vivibile. Sì. Sento dei colpi. No, chiuso il camper di là, chiuso la porta. Ah, ok. Allora, sto preparando la zuppa di farro con le verdure e poi salame, formaggio, patatine, pancetta e croccolini. Dovevano esserci anche le verdure surgelate, ma le ho dimenticate in freezer a casa. Ci hanno invitato anche i nostri amici ad andare a mangiare con loro, ma era un po' tardi, noi ci siamo alzate alle 5:30, siamo stanchini. Allora, cenetta veloce e poi... è nebbioso, stresso Steven. Dormiamo. Anche perché domattina vogliamo alzarci presto e fare di nuovo... Presto si fa per dire, per fare un giro prima dell'apertura in fiera, che quando è tutto vuoto si filma bene, magari saliamo anche su qualche camper. Qualcuno ve l'abbiamo fatto vedere oggi e domani ve ne faremo vedere qualcun altro. Adesso... Ceniamo. Ecco qua la nostra zuppa calda. Sto mettendo che ci vuole. Un pochino d'acqua nella pentola. Se no domani mattina, perché certo non la lavo adesso. Se no domani mattina. Sì, si crosta. Troppo incrostata.
certo non lo lavo adesso. Adesso c'è un bel calduccio su Steven. No, adesso si sta bene. Ci sono 22 gradi. Si sta bene. Lo abbasso leggermente adesso. Sì, ma si sta bene. Buon appetito dalla fiera. Buon appetito dalla fiera. Fiera di Montichiari. Natura Montichiari. Buongiorno. Buongiorno. C'ho la voce che non va tanto bene oggi. Io sto facendo la colazione. Steven è acceso. Steven è acceso. Fuori c'è la nebbia, ci sono 4 gradi fuori. Spiega perché Steven è acceso. Sì, così facciamo le big views su YouTube. Perché stamattina mi alzo e dico: oh, il manopolino del webasto lampeggia. Oh mio Dio, visto che la mia netta prevalenza per il webasto sul camper, il mio apparecchio preferito, è nota. Ho detto: oh mio Dio, il mio webasto non funziona. Allora Massimo guarda la batteria, abbiamo visto che era calata di tensione. Era quanto? 11,29 con l'applicazione. 11,29, credo che sia la tensione quella. Sì, c'ho gli allarmi della Victron che mi segnala. E te la segnala? Bassa tensione, sì. Però non suonava. No, non c'era la notifica, ma ce l'avevo. Beh, però dobbiamo farlo suonare, se no tanto vale. E quindi abbiamo acceso il motore di Steven per tirare sulla tensione della batteria. Adesso funziona tutto. Però basta acceso. Dobbiamo capire che cosa è successo. Perché non era particolarmente scarica come capienza. 76%, 11,29 e non è neanche freddo. Volt, 4 gradi fuori. Quindi dobbiamo capire cosa è successo. Però intanto il webasto funziona. Vediamo, se sono io che dopo chiediamo. C'è un consulto. Scusate per la voce, ma. Buongiorno. Buongiorno. Secondo giorno di fiera. Entriamo. Eccoci qua, fuori c'è già un sacco di gente. Pronto l'ingresso. Vino già lo chef, vigile, è ancora arrivato. Thank you.
Questo è un Enag Evan XL Premium. Bello. 6 metri. Vediamo per le specifiche. A letto elettrico, scende. Quanto spazio che c'ho? Bello spazioso. Sì. LMC questo. €50.900. Questa novità. Sì. Signore. Che bello. Buongiorno. Brand che ci piace molto. Quest'anno spacca questo color antracite. Sì. Allora, Robeta Apollo su Fiat Ducato. Guardate, tra l'altro, che colori particolari. Sapete che io sono appassionata tantissimo di quello tipo oro rosa che abbiamo visto nella scorsa fiera. Qui le specifiche del mezzo, saliamo a dare un'occhiata. Allora, sicuramente grande cura nei dettagli, nei materiali, a me piace molto. Guardate questo legno, che colori che ha, anche la teleria. Anche le luci, tu non avresti nulla da aggiungere nelle luci, qui già le mettono come piacciono a te. Sono belle. Oblò panoramico, altro oblò qui, in mezzo oblò qui e oblò in mezzo, tra l'altro. Però questo è 6,40. 6,40 la dimensione, qui abbiamo i fuochi e il lavandino. Oh, la cantinetta! Questa è la cantinetta? O è uno sportellino, secondo te? È un portabottiglie questo? No, è un portabottiglie. Non lo so, o forse è un portacosine, però mi piace un sacco. È super di design. Qui abbiamo il letto matrimoniale a castello, ma è molto molto personalizzabile il retro, come vedete si alza elettricamente e quindi lo gestite un po' come volete. Ma vediamo il bagno, perché sapete che io sul bagno, bello, 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 mi piace. Mobiletti, buono, molto di design il lavello. Mi piace che ci siano un po' di mobiletti, perché c'è sempre penuria di mobiletti sul van. Questo ci piace molto. Bello, un marchio che ci piace molto, lo sapete. Un tale molto bello. Mm.
Bastian da Luigi. Oh. Open my garage. Anche il tedesco! Sì. Buono. Allora, saliamo su questo, è un Porky Van 4x4 Eleganza di Von Van Dommel. 170 cavalli, 4x4. 170 cavalli, 4x4. Questo è un 540. Sì, è un 540. Vedo la dinette piccolina. Bella questa finitura, secondo me questa è lavabile. 5,40 ovviamente. 5,8. Allora la parte posteriore è più ampia. Hanno sacrificato un pochino la dinette per dare più spazio qui alla parte del bagno. Guardate che bello la doccia con la gabbiettina. Sono 75, che più alto si diventa. Mobiletti, allora sicuramente adesso io non voglio fare casino, ma sicuramente qua viene fuori il lavello. Non voglio fare casino. Allora, mi piacciono, però a me piacciono quelli con la copertura, che non ci sono neanche su Steven. A me piace che siano coperti. Così. Sì. Tu bassa. Per poi tutti i controlli. Sì, che quello del nuovo, del legno. Il frigo è sul davanti. Il frigo è davanti, professore. Però non ti avrei dato 6 litri. È perché c'è più spazio nel bagno, probabilmente. Il bagno è più largo. Aspetta, non so. Però viene giù la bella. Se ti tiri la maniglia bene. Sì, ma non volevo starli a tocchicciare. Molto carino. Bello. Mi piace. Questo che mezzo è? Questo è su meccanica Ford, 170 cavalli. 4x4 però, eh. Parte posteriore, qui c'è già il sì, questo ci piace molto. Noi abbiamo poco spazio sotto, quindi abbiamo i mobiletti che si aprono. Comunque questo ci piace molto. Qui e qui, qui immagino che non lo so, vedo una presa d'aria qua dentro. C'è qualcosa qua dentro però. Sì, ma sarà qui il vano bombola, ok. E qui vabbè, vano tecnico e. Ma possibile che ci siano le batterie qua dietro? Invece un po' sotto. Sembra una batteria, sembra. Sembrerebbe una batteria, però mi sembra strano qua dietro. Vedete che questo è mobiletti sopra a filo del ripiano. Poi c'è una presa qua dietro. La presa dell'acqua esterna per tenere la doccia. Comoda. Ma non è per. Sì, fantastico. Questo è un minivan. Minivan. Però bel bagnetto. Ci piace molto questo bagnetto. Che bello, proprio completo. Bel bagnetto. Poi ho visto ci piace il foglio, intendo il canale. Qui c'è la cucina. Questo è carino. Sì, non è male. Non ce la fai esterno, fai qui. Volete raccontarci qualcosa di voi? Ciao! Ciao! Io sono Emanuela. Io sono Nicolò. E insieme viviamo in camper da ottobre 2022. Quindi raccontiamo la nostra vita online dal 2022. E in realtà un pochino prima, però da quando viviamo in camper l'abbiamo presa seriamente. Fantastico. Sui social ci chiamiamo Avventure Senza Meta, quindi ci trovate lì. E parliamo della nostra vita, di cosa vediamo, i prodotti che. Noi ci scriviamo i primi. Ecco, perfetto. Tutti i contatti.
avanti. Quindi che bello, ormai sono 2 anni che... Sì, stiamo sono 2 anni che viviamo in camper e giriamo l'Italia perché il nostro lavoro ce lo permette di... Fortunatamente. L'obiettivo è fare anche l'Europa presto. Che bello. Speriamo. Speriamo. Voi di cosa vi occupate? Noi siamo anche noi organizzati on the road, siamo viaggi, okay. ma lavoriamo. Però lavoriamo, okay. Quindi sono ad agosto. Quindi durante i weekend, ferie. Ah, beh, ci sta. In attesa che sia pronto il pranzo, noi giriamo un po' per lo stand di Camper Van Garage e stiamo buttando l'occhio anche sulle batterie perché la nostra batteria comincia a dare i primi segni di cedimento. E quindi no, non è ancora, non sta tirando gli ultimi, però ci cominciamo ad attrezzarci. Allora, passo io la pranzo. Diamo fastidio a Gianluca, si sta preparando il pranzo. Eccoci qua. È il momento di tirare in vacca, visto che questa fiera è anche della nautica, e di rientrare a Milano. Purtroppo è arrivato il momento di rientrare. La fiera ci è piaciuta tantissimo. Sì, ci è piaciuta veramente tanto. Una bellissima scelta di stand, quindi sì, sia mezzi, accessori, allestitori. Tanti mezzi. Bella. Veramente, veramente, veramente bella. Sicuramente torniamo anche l'anno prossimo. Ma ci è piaciuta tanto e ve la consigliamo. Sì. Se il video vi è piaciuto, un bel like come al solito. Iscrivetevi. E iscrivetevi al canale. Seguite le nostre avventure. E noi ci vediamo al prossimo video. E con la voce a posto. Esatto. Ciao ciao. Ciao.